Un cordiale saluto a tutti voi da Sara Zambon, ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione locale di One TV News. Il personale della direzione investigativa antimafia e i carabinieri del comando provinciale di Monza, con il supporto del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di 18 soggetti, 7 in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 3 con obbligo di dimora e 4 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, all'estorsione e a numerosi altri reati economico-finanziari, i cui proventi erano destinati ad agevolare le attività dell''ndrangheta e in particolare della cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti. L'indagine, che ha avuto inizio nell'anno 2019, ha visto coinvolte in totale 68 persone suddivise in due sodalizi criminali, entrambi diretti da un medico calabrese collaboratore di alcune RSA milanesi, già condannato in via definitiva per traffico di droga e soprattutto figlio dello storico capo della citata cosca, attualmente detenuto in regime di 41 bis a seguito di una condanna irrevocabile per associazione mafiosa. Nel corso delle attività investigative è stato possibile sequestrare circa 50.000 euro in contanti, nonché ricostruire altre consegne di denaro gestite dall'organizzazione, che avrebbe reinvestito il provento nella creazione di nuove società commerciali nel settore edile, sfruttando i benefici dell'ecobonus, ma anche della raccolta e del riciclaggio di rifiuti, del commercio di carburante e della grande distribuzione. Sono state inoltre documentate innumerevoli compravendite di stupefacente per un totale di 50 kg di eroina, 150 di marijuana e circa 50 di hashish, provenienti anche da Spagna, Austria e Albania. Ed è stata verificata l'apertura di un canale di vendita di cocaina proveniente da Perù e Brasile, destinata ai membri di una nota famiglia di 'ndrangheta. Sono tuttora in corso nelle province di Milano, Monza, Brianza, Pavia, Varese, Novara, Alessandria, Messina e Foggia, perquisizioni in abitazioni e aziende risultate nella disponibilità dei soggetti coinvolti, anche con il supporto di unità cinofile antivaluta della Guardia di Finanza. Termosifoni accesi, automobili ricoperte di condensa, prime foglie gialle e la foschia che fa la sua ricomparsa dopo qualche timida schiarita. L'autunno è decisamente arrivato sul nostro territorio, spazzando via un'estate che sembrava non finire mai. Stagioni impazzite e cambiamento climatico, ma è un'escalation davvero irreversibile? Il nostro Fabio Villa ne ha parlato con il meteorologo Andrea Giuliacci in occasione della presentazione del suo ultimo libro al Palazzo Leone da Perego di Legnano. Amici di One TV, una cordiale buona serata da Fabio Villa. Ci troviamo a Legnano, al Palazzo Leone da Perego, e tra un attimo avremo il piacere di vedere l'intervento di uno degli autori più particolari che abbiamo incontrato. Lo vediamo in televisione durante i suoi interventi meteo, ma quest'oggi lo conosciamo come scrittore. Quest'oggi parliamo con Andrea Giuliacci. Sai qual è il mio dramma più grosso? Non riesco a pronunciare il nome del mio mestiere, anch'io non riesco a pronunciare meteo, devo meteorologo, devo fare lo spelling, perché la maledizione del meteorologo è che è difficile da pronunciare questo mestiere. Allora, beh, veniamo alla domanda, al tema. Sì, il clima, allora, che il clima si è cambiato e per clima intendiamo le condizioni più probabili del tempo, come dire, il clima dell'inverno qual è? È freddo e nevoso, beh, ma sta cambiando perché sta diventando meno freddo e meno nevoso. Il clima dell'estate è caldo e soleggiato, il che non significa che tutti i giorni dell'estate siano caldi e soleggiati, perché il tempo è una cosa, no? Quindi io in un singolo giorno d'estate posso trovare anche le nuvole, il temporale, però il clima dell'estate, cioè il tempo più probabile, è il caldo e il sole. Con noi l'assessore cultura e eventi del comune di Legnano, Guido Bragato, una serata dedicata a una tematica estremamente importante che tocca tutti quanti noi. Sì, è una serata su un tema importante che sicuramente suscita interesse, una serata all'interno di un percorso con le librerie del territorio, questa è la cosa che ci fa più piacere, biblioteca civica e libreria insieme per la seconda stagione, in queste serate d'autore in cui presentiamo libri che toccano diversi argomenti, quello di oggi insomma è il tema climatico-ambientale che sicuramente appunto è all'ordine del giorno, purtroppo anche devo dire, però è certamente un tema di interesse e di attualità. Perfetto, e a proposito di librerie, lui si chiama Luca, è un carissimo amico ed è la persona che ha organizzato questo evento.
Toglimi una curiosità, ma è vero che oltre al libro di cui parliamo stasera c'è sempre maggiore interesse per libri come questo? Assolutamente sì, in realtà non ho, io ho, diciamo come ubico, ho portato Andrea Giuliacci all'interno, come diceva l'assessore, di un palinsesto organizzativo che coinvolge le altre librerie, la biblioteca, il comune stesso, e quindi diciamo ognuno di noi ha portato un autore in un percorso in questa seconda edizione molto interessante, perché è un po' un prendersi cura. La prima serata, settimana scorsa, ci siamo presi cura della nostra salute, questa sera vedremo come prendersi cura, prenderci cura dell'ambiente. Questo è importante. Con noi Andrea Giuliacci, meteorologo, lo conosciamo, meteo.it, e guardate cosa abbiamo qui. Abbiamo qui il suo nuovo libro, Nella peggiore delle ipotesi. Ci siamo andati giù pesanti, ma è giusto andare giù così pesanti? Allora, ci siamo andati pesanti, però ve lo dico subito, in realtà io sono un inguaribile ottimista, quindi il libro contiene anche dell'ottimismo, nel senso, nella peggiore delle ipotesi, come potrebbe cambiare il mondo, quello come lo conosciamo a causa del cambiamento climatico, se non faremo qualcosa per evitarlo. Ma io sono convinto che qualcosa faremo, anche perché la scienza ci dà gli strumenti per fare qualcosa, e quindi dobbiamo solo rimboccarci le maniche e impegnarci un pochino. Però attenzione, se non faremo nulla, allora davvero il mondo potrebbe cambiare in maniera importante. Quando dico il mondo non intendo solo il paesaggio, gli eventi meteo, ma le nostre stesse città, l'economia, anche i nostri comportamenti. Quindi l'uomo è il maggior colpevole fino adesso? La scienza ci dice questo. L'uomo è il maggior responsabile, non il solo, perché dobbiamo essere onesti, la scienza ci dice che c'è anche un contributo dei cicli naturali, però attenzione, l'uomo ci ha messo pesantemente la sua mano, e la maggior parte di questo cambiamento del clima è dovuto proprio alle azioni dell'uomo. Come avete potuto sentire, è stato un intervento decisamente particolare, ad ampio respiro. Abbiamo parlato del meteo, dei sistemi di vita. Grazie ai cambiamenti climatici, cosa ci porteranno e le incognite contro cui stiamo andando incontro? Questo è tutto. In linea allo studio. Immettere nuovi treni Tilo sulla linea Como-Lecco nell'offerta transfrontaliera proveniente da Varese-Mendrisio e da Lugano-Mendrisio, e prevedere convogli RE80 Regio Express da Como per Milano ogni mezz'ora. Questi alcuni dei punti programmatici affrontati dall'assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente nel corso del suo viaggio istituzionale in Canton Ticino. L'obiettivo, ha detto l'assessore, è collaborare per favorire e rendere sempre più frequenti i collegamenti ferroviari transfrontalieri con treni efficienti, moderni e puntuali, in grado di annullare le distanze tra Lombardia e Svizzera. Vogliamo potenziare il servizio rinnovando la flotta e le infrastrutture tra Svizzera e province di Varese, Como, Lecco, Milano e Monza. Prima tappa a Bellinzona, dove Lucente ha incontrato Claudio Zali, consigliere di Stato e direttore del Dipartimento del Territorio del Canton Ticino. Successivamente visita gli uffici di Tilo, società italo-svizzera che gestisce il traffico ferroviario regionale transfrontaliero tra il Canton Ticino e la Lombardia. Qui, insieme all'amministratore delegato Denis Rossi, sono state affrontate tematiche legate alla mobilità transfrontaliera, cercando di individuare strategie comuni per renderla ancora più funzionale e rispondente alle esigenze dei viaggiatori. Nel pomeriggio poi l'assessore si è fermato alla stazione di Mendrisio, dove ha visitato l'importante snodo ferroviario fondamentale per le linee Bellinzona, Chiasso, Como, Milano e Lugano, Varese, Malpensa. Lo sport non è soltanto sinonimo di salute, socialità e inclusione, ma è anche un importante veicolo di sensibilizzazione su tematiche sociali come la lotta alla violenza sulle donne. E proprio per contrastare questa piaga sociale, che nel nostro paese tra l'altro sta assumendo dimensioni impressionanti, si è pensato di realizzare la We Run for Women, corsa contro la violenza sulle donne, arrivata alla seconda edizione in collaborazione con la Polizia di Stato e presentata questa mattina a Palazzo Lombardia. Un evento straordinario presentato oggi qua in Regione Lombardia che riguarda la sensibilizzazione verso un tema molto importante, la violenza sulle donne, la violenza di genere. Questa volta è Monza che si mette in gioco con la questura di Monza, con il questore Odorisio.
con lui, affiancato da Monza Marathon, organizza questo evento per sensibilizzare quindi una cultura verso la prevenzione della violenza. Una violenza che purtroppo, ahimè, ha i numeri in crescita, una violenza che deve essere assolutamente fermata. Sono consapevole anche che lo sport può essere uno strumento fondamentale per far sì che l'energia dei nostri piccoli uomini e piccole donne venga incanalata in un percorso sportivo. E quindi benvenga lo sport, ancora una volta quindi protagonista, che pone l'attenzione su un tema sociale che riguarda tutti noi. Quindi benvengano queste iniziative a fianco della Polizia di Stato, a fianco di tutti noi. Importanti iniziative come queste, perché bisogna puntare molto sulla prevenzione e quindi sulla consapevolezza non solo delle vittime, ma anche con progetti, per esempio il progetto Zeus, Rete Artemide, di percorsi che servono a responsabilizzare e a far comprendere anche a maltrattante, quindi con dei percorsi proprio anche mirati, affinché questo fenomeno, che purtroppo, ripeto, i dati e la quotidianità ci consegnano, continua purtroppo ad essere costantemente presente. Il ricavato di questa seconda We Run for Women sarà appunto devoluto a 4 associazioni del territorio che sono quotidianamente impegnate appunto per lenire, sostenere o accogliere donne che sempre più spesso purtroppo sono vittime in ambito familiare o dell'ex partner di violenze. Su il sipario, l'auditorium Paccagnini di Castano Primo. Da sabato 28 ottobre, infatti, inizia la nuova stagione. Tanti gli spettacoli in calendario, con anche agevolazioni per le scuole. Ecco l'intervista di Alessio Belleri al direttore artistico Flavio Milan. Su il sipario, pronti via infatti alla nuova stagione dell'auditorium Paccagnini di Castano. La stagione, diciamo, sarà ancora una volta all'insegna della varietà. Saranno tanti le arti che saranno presenti in questa nuova stagione che si rinnova, dal teatro alla musica, alla danza, commedia brillante, cabaret, ce n'è veramente per tutti i gusti, oltre e senza dimenticare anche le domeniche per le famiglie dedicate ai bambini, con degli spettacoli molto fruibili, senz'altro di qualità. È una stagione che inizierà il sabato 28 ottobre, con uno spettacolo molto molto divertente che può essere, è in serale, può essere però fruibile anche per il pubblico dei bambini, ed è dedicato alle colonne sonore dei cartoni animati che vanno dal 1980 al 2000. In questi mesi in calendario gli eventi saranno molti, tra i più importanti mi preme segnalare lo spettacolo del 1° dicembre con un'attrice molto importante e nota, Daniela Poggi, e supportata al pianoforte da Mariella Nava, anche essa una cantautrice romana molto famosa. Oltre a questo spettacolo, senz'altro possiamo segnalare una serata anche qui all'insegna del divertimento assoluto, con 3 cabarettisti molto famosi che si affronteranno a modi scontro di pugilato sul ring del nostro palcoscenico, e si scontreranno, si affronteranno in questa sfida, nella sfida che noi chiamiamo la sfida della risata. A seguire ci sono ancora tantissimi altri spettacoli, per cui diciamo invitiamo proprio tutti quanti a venire, perché ce n'è un po' per tutti, ecco, c'è il modo di passare qualche ora qui tutti insieme ai nostri ragazzi, insieme al nostro staff. Saranno mesi, insomma, davvero intensi e, come si dice, pensati proprio per tutti. E ovviamente particolare attenzione verrà data anche alle scuole. Diamo la possibilità alle scuole di agevolarle per quanto riguarda il discorso del trasporto. Per cui con un biglietto molto contenuto riusciamo a mettere insieme trasporto e spettacolo e dare la possibilità di far venire un po' tutte le scuole di tutti gli ordini, di tutti i gradi del territorio. Un calendario alla fine davvero ricco e importante per una struttura che è sempre più un punto di riferimento. Ma il punto di forza, io penso, vorrei aprire una parentesi, leggevo proprio qualche giorno fa su Repubblica di un'inchiesta sui teatri, sulla situazione dei teatri italiani. E c'era il grido di dolore di un attore che diceva che
In questi ultimi anni, dalla pandemia, si sono chiusi circa 450 teatri in Italia, su 3.000 esistenti. Direi una fetta più che consistente. Ecco, noi la soddisfazione, tra virgolette, è quella che siamo un po' in controtendenza. La nostra struttura è sempre più aperta, ospita sempre più eventi, ospita sempre un maggior numero di pubblico, per cui questo è un motivo di orgoglio per la nostra organizzazione, per il nostro staff, per i nostri ragazzi che qui lavorano e che hanno trovato un posto per sentirsi realizzati, per sentirsi accettati e hanno la possibilità anche di relazionarsi con il pubblico. Insomma, anche per loro è stata una bella svolta questo auditorium. E per questa edizione ci fermiamo qua, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi annuncio che questa sera, come ogni mercoledì, la prima serata del canale 79 di One TV è dedicata alla risata, quindi il nuovo episodio del comic show Bla 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 vi attende alle 21, assolutamente da non perdere per una oretta in compagnia della vostra famiglia in spensieratezza e serenità. Noi ci ritroviamo domani sera, sempre alla stessa ora e sempre sullo stesso canale, per un nuovo appuntamento con l'informazione regionale. Buona serata e buon divertimento su One TV.